sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Forna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home. La tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Allarghiamo un ticeppi per la prima del 2021, 18esima giornata di campionato. Arriva la Lucchese, un match importante per i blu celesti che vogliono ricominciare subito a correre in classifica e muovere la propria classifica verso le zone alte. Sarà una partita però molto complicata, nonostante la classifica deficitaria dei toscani. Sono i primi a provarci, ma perdono il pallone Capogna al terzo minuto. Entra in area, viene anticipato però dall'uscita di Coletta. Dall'altra parte, disimpegno errato, e allora riconquista palla Nannelli. Poi prova Marcheggiani con il diagonale verso destra. La lascia sfilare Pissardo. All'altra parte Nesta, una buona porzione nei primi 20 minuti dell'esterno bluceleste, mette dentro il pallone su cui non arrivano prima Capogna, poi Caprof e Iocolano. Dall'altra parte ancora la Lucchese che si distende a sinistra con Adamoli, dentro il pallone per Marcheggiani, fortunatamente non riesce a impattare bene con l'interno destro il pallone. Dall'altra parte contropiede Capogna, non serve Caprof, va da solo lo scavetto che però non inquadra la porta al 21esimo. Occasione per il Lecco per passare in vantaggio, poi una brutta uscita, non c'è fallo, Seliak recupera il pallone, punta il fondo, la mette dentro e c'è l'anticipo di Dumancic sul proprio portiere Coletta. Il Lecco va in vantaggio con l'autorete del numero 33 dei toscani. Un po' di fortuna che non guasta, ma bravissimo Seliak a recuperare il pallone senza andare a commettere il fallo, lo rivediamo. E poi il numero 2 bluceleste punta il fondo ed è lestissimo a metterla dentro qui Dumancic. Classico autogol in scivolata che anticipa l'intervento del proprio portiere. Minuto 27. La reazione dei toscani. Pissardo però qui non ha problemi sul tentativo di Marcheggiani. Ancora difficoltà per i toscani nell'uscita. Capogna recupera il pallone. Iocolano, la finta, se la mette sul destro e piazza un colpo da biliardo dei suoi per il gol del 2-0. Tutti ad abbracciare Simone Iocolano, che ha avuto il tempo di guardare. Rivediamo la brutta uscita ancora una volta. Bravo Capogna sulla linea di passaggio. Poi Iocolano, la finta, se lo sposta sul destro e poi sul palo lontano a mezza altezza. A battere Coletta. Il 2-0, Lecco può chiuderla subito. Dentro il pallone Capogna finisce per terra, non c'è niente, poi Marotta, un tiro che velleitario, è un po' un alleggerimento. Proteste di Capogna. Dentro Petrovic sarà la mossa vincente al posto di Kosovan, centrocampista, dunque una punta in più, si ridisegna con un 4-4-2 ordinato subito Marcheggiani per Nannelli. Dentro il pallone Petrovic che va a realizzare il gol del 2-1 al 39esimo, qui la difesa bluceleste consente al neo entrato di andare a calciare a rete battendo Pissardo in diagonale, lo rivediamo. Splendido il suo inserimento a eludere la retroguardia bluceleste. E poi il diagonale a botta sicura su cui Pissardo non può nulla. 2-1, rientra subito nel finale di primo tempo in partita. La Lucchese nella ripresa sfonda sulla destra il tentativo di esterno. Non va però a buon fine, Pissardo si oppone. Ancora la Lucchese in un buon momento, il Lecco con il cambio tattico si schiaccia troppo il pallone qui però, velleitario direttamente sul fondo. Sempre Lucchese, il cross dentro, la spizzata, poi Petrovic la mette giù con un piede, con l'altro serve Adamoli, con l'esterno va a trovare l'incrocio dei pali all'87esimo, la beffa per il Lecco. La Lucchese fa 2-2 in questo secondo tempo in cui succede sicuramente molto meno rispetto al primo, anche da un punto di vista tecnico e di emozioni. Lecco si abbassa troppo con l'ingresso di Foglia, centrocampo folto, ma perde almeno 20 metri in campo. È ancora da registrare questo cambiamento. Concede però qui troppa libertà a Petrovic, che dopo il gol fornisce anche l'assist ad Adamoli, tutto solo. Danna, buono l'ingresso in campo, ma non riesce a cambiare l'inerzia della partita.
dentro il pallone su cui non arriva Mastroianni. 89esimo, c'è ben poco da fare per il Lecco che butta via due punti dopo essersi trovato in vantaggio di due reti e regala questo pareggio alla Lucchese. Brava a crederci fino all'ultima, Riga Monticepi finisce 2-2.